Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Si parla di mercato, questa volta in entrata, diciamo per un mesetto sarà così, fino almeno al ritiro si parlerà di mercato perché di altro non si può parlare. Allora, diciamo oggi volevo parlare un po' del primo acquisto sicuramente che verrà, anzi i primi due acquisti perché adesso che ci penso anche Onana non è ancora ufficiale. Ma i due acquisti dell'Inter per l'anno prossimo saranno Onana e Mkhitaryan per ora, i primi due calciatori della nuova stagione che verranno probabilmente a sostituire Radu e Vecino, perché Vidal ancora non l'abbiamo dato via. Allora, partiamo da Onana. Sappiamo tutti che Handanovic quest'anno e anche l'anno scorso comunque non è stato l'Handanovic che avevamo. Che è stato miglior portiere della Serie A più o meno dal 2013 fino al 2018-2019 e ha fatto tanti miracoli, ma questi ultimi 2 anni c'è stato un calo netto anche con l'età sicuramente perché va per i 38 anni, quindi comunque è vicino al ritiro, diciamo, al ritiro dal calcio giocato. E anche lui in scadenza mi pare Handanovic, non mi ricordo se è rinnovato, ma mi pare ancora non c'è l'ufficialità del rinnovo. So che c'era una proposta dell'Inter, però Handanovic ci sta pensando perché con l'arrivo di Onana sicuramente non giocherà tutte le partite che ha giocato quest'anno. Diciamo Onana, io l'ho visto principalmente perché non seguo molto il campionato olandese, viene dall'Ajax. E me lo ricordo nella Champions del 2019 dove arrivò in semifinale e comunque non fece male quell'anno. E quest'anno si è, diciamo, reso protagonista di un po' di interventi goffi sicuramente, ma il fatto che è stato squalificato per un anno sicuramente ha influenzato comunque sulla sua condizione e sul suo stato mentale, anche il fatto che voleva andarsene e l'Ajax non gliel'ha concesso prima della fine del contratto, quindi sicuramente ci sono state delle condizioni, ecco, che hanno causato questi errori, però è un buon portiere, magari non come Magnan, però un acquisto a zero e alternarlo con Handanovic per me era già la cosa da fare quest'anno. E purtroppo non l'abbiamo fatta, magari avremmo avuto qualche punto in più facendola, ma nel calcio con i sei non si può fare nulla, quindi ce lo teniamo così e niente. E Onana sarà un giocatore dell'Inter e secondo me potrà essere un buon acquisto. Vedremo se Handanovic rimarrà, se non dovesse rimanere sarà solo Onana il portiere titolare e magari rimarrà Radu come secondo, non lo so. Però fatto sta che Onana sicuramente prenderà piano piano il posto da titolare fisso. Magari quest'anno si alternerà un po' più con Handanovic e si rinnova, ma sarà il portiere dell'Inter per le prossime stagioni. L'altro acquisto è Mkhitaryan, preso a zero dalla Roma, contratto da 4 milioni e mezzo se non sbaglio a stagione, quindi parecchi soldi. Allora, io non sono mai stato un estimatore di Mkhitaryan, io me lo ricordo al Borussia Dortmund, allo United, anche alla Roma, in sé per sé che aveva un ruolo comunque di transizione da fase difensiva a fase offensiva. Praticamente tutte le ripartenze della Roma partono da lui e la maggior parte dei gol che ha fatto quest'anno la Roma sono partiti da lui e ha un buono score di gol e anche di assist soprattutto e come vice Calhanoglu può andare bene secondo me perché al posto di Vidal magari ad esempio ho detto al posto di Vecino perché è l'unico che sappiamo che sarà ceduto perché rischia il contratto mentre Vidal ancora è sotto contratto con l'Inter ha attivato l'opzione di rinnovo automatico per il 2023, quindi per farla andare via gli dobbiamo pagare una buona uscita anche, quindi è una brutta situazione con Vidal, però Vesino sicuramente non c'è, quindi diciamo che ha preso il posto di Vesino, ma in sé per sé prenderà il posto di Vidal, perché sarà appunto il vice Calhanoglu. E per me è un buon acquisto perché messo nell'ultima mezz'ora comunque non ha garanzie fisiche, perché ha 30, quasi 34 anni, quindi purtroppo fisicamente non potrà fare tutte le partite, ma sicuramente noi abbiamo Calhanoglu, quindi nelle partite in cui Calhanoglu dovrà rifiatare o nell'ultima mezz'ora in cui magari Calhanoglu ha finito la benzina, un Mkhitaryan lo puoi mettere tranquillamente e ti tiene il livello della rosa alto, quindi
paghi tanto di ingaggio, ma vedremo se il gioco vale la candela, ecco, diciamo così. E secondo me sarà un buon acquisto. Credo sarà un buon acquisto e l'unico problema appunto sono gli infortuni perché è molto soggetto. Quindi magari rischiamo che salta a metà delle partite per infortuni magari anche in allenamento. Quindi bisogna stare attenti a questa cosa, dovranno essere bravi i preparatori comunque a tenerlo caldo, ecco, diciamo così. Però non viene a fare il titolare. Io ho sentito romanisti che dicono che scalzerà quasi probabilmente Calhanoglu il posto da titolare, ma non ne sono sicuro perché comunque Calhanoglu è più giovane, Inzaghi pretende tanta corsa a centrocampo, l'abbiamo visto, e più che la tecnica la corsa. Quindi se Mkhitaryan non gli dà quella resistenza e quella sostanza che vuole lui, difficilmente prenderà il posto di Calhanoglu da titolare. Però sicuramente come ricambio è ottimo. Ha firmato un contratto mi pare di 2 anni con un'opzione per il terzo. E quindi rimarrà fino ai 35 almeno, poi vedremo ovviamente, che pure Dzeko ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, ma io suppongo che alla fine della prossima stagione verrà venduto, se non ceduto a parametro zero. Quindi diciamo sono quegli acquisti che fai di giocatori a 33 anni che durano un paio d'anni, che li prendi nei loro proprio ultimi, come posso dire, l'ultimo canto del cigno, ecco, diciamo così, proprio per un eufemismo a Dzeko, l'ultimo canto del cigno perché è proprio l'ultima belle prestazioni che può fare da giocatore vero, perché poi dopo i 35 anni è difficile, soprattutto per un giocatore del reparto offensivo, mantenere uno standard alto. E niente, quindi questi qua saranno i primi due acquisti. Vedremo se arriveranno i Dybala e Lukaku, ma quello ne parleremo solo quando l'ufficialità sarà vicina, anche perché Dybala è un mese che sembra che deve arrivare, ma ancora non c'è una fonte certa, ecco, diciamo così. E niente, quindi vediamo, cerchiamo di muoverci soprattutto in uscita, perché in entrata comunque i nomi ci sono, anche di Bellanova si vocifera, ma appunto ne parlerò quando saremo veramente all'atto pratico, alla firma. E niente, quindi un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.